Cari appassionati di fungaioli, vedete, sto salendo in questa foresta. Indovinate dove sono? Mi trovo quasi a Melo e ora prendo il bivio per salire in Via del Paradiso, strada che ha un nome evocativo e che porta, vedrete presto, in cima fino alla Croce Arcana, ma il bosco è quello sotto. Vedete qua, questa è la montagna, bellissima, e mentre salgo possiamo ammirare davanti a voi il libro aperto, si vedrà poi meglio da vicino. E sotto vedete tutte queste foreste, sono veramente ottime per i fungaioli, sono foreste straordinarie. Mentre sopra ovviamente c'è il limite della vegetazione, ci sono poi questi picchi straordinari, come vi dicevo il libro aperto, la Croce Arcana, in mezzo una serie di cime come Cima Taufi. Qui ci sono poi, questa strada porta a due agriturismi, il primo al bivio è l'agriturismo Taufi, ci arriverò tra poco, e poi avanti c'è le Roncacce, io andrò a funghi sopra le Roncacce, mentre vedete passo il tornante, vediamo invece il panorama dalla parte opposta, in questa zona che è già pascolo, qui siamo intorno a 1100 metri di altitudine. La zona fungaiola prevista per oggi va dai 1250-1300 metri di altitudine fino ai limiti della vegetazione, ovviamente. Queste, vedete, a sinistra c'era la strada per i taufi, chi vuole andare ovviamente lì a cercare funghi sopra è buono, anche se io non ho mai avuto grandi risultati. Davanti a voi vedete il libro aperto, questo effetto c'ha queste due cime che sembrano poi andare a conca in maniera squadrata, come se fosse un libro aperto, appunto. E sotto vedete quanta foresta che c'è, quindi a girarla tutta, anche qui non è come la Foresta del Teso, non è così vasta, ma servirebbe veramente una vita intera, la vita intera. Guardate qua che estensione di foreste, e sono soprattutto faggete, ma ci sono anche delle abetaie. Vedete, sentiero da salire, bellissimo. Ci sono, tra l'altro, qui c'è un percorso didattico e poi ci servirà come riferimento, e ci sono diversi torrenti. Ora io questo video, questa zona l'ho percorsa in un video che dell'anno scorso, proprio di questo periodo, e l'anno scorso vi ricordo che anche a favore delle piogge era una delle pochissime zone dove si trovavano i porcini, veramente una delle pochissime, se non l'unica in Toscana, e ci ritorno più o meno un pochettino più avanti perché la stagione ai faggi secondo me è andata un po' indietro, non era ancora il momento giusto. Da ora un po' ovviamente bisogna puntare ai faggi. Io vi ho già fatto vedere un video sull'Appennino modenese, andrò sull'Appennino reggiano e a brevissimo, e poi insomma intanto questo qui è l'altra zona fresca, anche se devo dire che il terreno l'ho trovato più asciutto di quello che credevo, questa è una cosa di cui tenere conto. E vedete, bellissimi faggi, sapete, i faggi sono boschi di faggete dove si cerca bene sotto, si vede bene sotto, abbastanza pulito. Vedete, qua c'è già subito il primo fungo che mi attende, una russola cianoxanta mi sembra, e il bosco comunque sembra in tiro, in buona situazione, e quindi dobbiamo andare a vedere le fungaie, perché in questo caso la cosa migliore è cercare proprio la fungaia direttamente, poi dopo vado magari a estendere, però visto che ho non una ma 3-4 fungaie le vado a vedere tutte. Questa dovrebbe essere la prima, e tra l'altro io ci vado con i punti GPS perché questa è una zona abbastanza nuova per me, se non sbaglio ci ho trovato i funghi la prima volta l'anno scorso, e quindi ho dovuto segnare i punti, non mi ricordavo. Vedete, la bici mi è caduta perché l'ho appoggiata male, poi a fine della puntata avrò un'altra caduta, ma insomma senza problemi. E però io con sopra la bici, comunque nessun problema, e vedete, mi vado a esplorare il bosco nella zona che mi indica il GPS, quindi io mi ricordavo più o meno qual era il ciglio giusto, però c'erano un paio distanti di poco che mi confondevano, ed è proprio qui, vedete, che c'erano l'anno scorso i porcini. Peccato che quest'anno i porcini non ci sono. Non era difficile perché il primo che ho trovato, come sempre faccio, era lungo strada, più o meno a posizione di questo fungo qui. Però questa volta niente porcino. Vedete, questa è l'immagine del... chi è svelto vede anche i punti GPS, chi è interessato, chi è svelto vede i punti di questa fungaia che probabilmente non ha ancora prodotto, e quindi vi ho dato un grandissimo aiuto, solo che dovete essere svelti anche a fermare l'immagine, a vedere, a segnarvi il punto e poi andare. Insomma, la zona è semplice, Melo Doganaccia, questa è la zona. E io, come sapete,
mi muovo molto sull'Appennino tosco-emiliano. Ora ho scelto questa zona qua. Questa è una zona, sono andato a vedere ovviamente le fungaie perché era il momento giusto e quindi devo ancora vedere le altre fungaie. Ci sono zone fresche qui di torrenti, quindi la possibilità di andare in una zona dove comunque si sa che non è seccato il bosco, perché purtroppo questo vento, vi sarete accorti, c'è stato un po' di vento negli ultimi giorni e ha dato un po' fastidio ai funghi. Se vengono su vengono screpolati, perché comunque il calore, il vento, anche se si è attenuata un po' l'ondata di caldo, no? Vedete qua questa zona fresca, molto fresca, qui c'è un torrente sotto, quindi questa è una zona freschissima. Ma vi ricordo che, come ho detto nel video precedente, ho scoperto recentemente che alla fine le fungaie migliori non sono i posti ripidi. Questo è particolare, ma è una grande verità. Se sono i posti ripidi, sono vicino a delle strade o a dei sentieri, perché alla fine siamo noi che portiamo, spostando i funghi, portando le spore in giro, a creare anche nuove fungaie. Quindi dove passano persone, dove passano animali, è più facile trovare una fungaia che dove non passa nessuno, in zone impervie. Peccato, perché io sarei magari più adatto e specializzato a affrontare zone impervie. Però sapendo questo, certamente vado a dare un'occhiatina più ai pianori che si formano, come ne vedrete più avanti, nelle faggete o negli altri boschi, che sono veramente interessanti da questo punto di vista. Vedete, ci sono queste zone di muschio fresche, queste sono quelle che io prediligo, anche perché il fungo lo si vede meglio, mentre sotto il fogliame marrone in effetti è difficile. Vedete, postazione lupo, questo vi dà un altro riferimento molto buono. Vedete, qua davanti c'è l'altra fungaia, passato il torrente. Qua sopra c'è un'altra fungaia, sulla, vedete, sulla destra, indico il dito, e poi sotto c'era quella fungaia di prima. Quindi sono le tre fungaie che ho individuato, devo dire, anche in due o tre uscite l'anno scorso qua, e perché ho beccato la buttata piena. Quindi ora non faccio altro che controllare quelle per poi eventualmente estendere le fungaie oppure trovare fungaie nuove. Comunque mi muovo, però certamente quando ho dei riferimenti io vado a vedere se ci sono. Ora, è possibile che sia passato qualcuno e abbia preso giustamente i funghi e quindi non me li faccia vedere, quindi non li trovo per quello, ma è evidente che le zone sono buone. Poi è sempre timing, io ve lo dico anche ai miei amici: quando andate nel bosco, se è passato uno la mattina e ha trovato più o meno tutti i funghi, i porcini, per quanto siate bravi, non troverete niente, anche se è il momento giusto. Oppure l'altro dubbio è che non sia ancora arrivato il momento giusto, perché comunque se il momento giusto è passato, qualcosina si dovrebbe trovare, qualche indizio, mentre se il momento deve arrivare, i funghi sono ancora molto piccoli, magari in un giorno crescono, allora potrebbe essere ancora un pochettino presto. Però alla data di oggi io credo che sia un po' il momento giusto, non sia presto, perché comunque siamo quasi alla fine del mese di luglio. Certo, va detto, questo ve lo dico con grande certezza, diciamo, anche se con i funghi incertezze non ne abbiamo, mentre vado a vedere l'altra fungaia, che il momento migliore per i funghi primavera e estate è giugno, poi c'è questa pausa di luglio e poi vi ricordo che da 15 agosto momento clou di nuovo. Qui mi ha un po' fregato il ramo, sembrava qualcosa sotto. Vedete, comunque il bosco è nonostante il vento comunque ancora in discrete condizioni, anche se devo dire il versante emiliano mi è sembrato più fresco di questo, quindi forse là sono un po' più indietro, però sono più freschi. E quindi diciamo che dobbiamo pensare che da qui al 15 agosto, quando effettivamente c'è proprio la buttata forte, o dalla prima settimana d'agosto se piove, comunque dopo il 15 se piove un po' in ritardo, quella è la buttata forte d'agosto e poi si protrae fino a settembre dei faggi, me l'aveva chiesto qualcuno, e poi si inizia da capo, da livello zero, da quota zero, con i querci, i castagni, fine settembre per arrivare a ottobre e poi ritornare ai faggi più in là nel mese di ottobre. Questa è un po' la cronistoria, quindi quando andate ai faggi vi può capitare di trovare delle persone che vi dicono a settembre o è presto o è tardi. Che cosa vuol dire o è presto o è tardi? Se siete nei faggi a settembre ha perfettamente senso, perché può essere finita la buttata di agosto, quindi è tardi, ma può essere presto perché poi riprende la buttata dopo una pausa ai faggi. Quindi questa è un po' la cronistoria e noi dobbiamo ovviamente considerare questa stagionalità che è tipica. Naturalmente ci si rifà con i castagni, io sono andato più lungo possibile, ma avete visto nei video vecchi, chi non li ha visti li vado a vedere,
sui castagni, anche per l'anno prossimo se dovessi comportare, io sono andato più lungo possibile sui castagni e poi sono andato ora ai faggi, perché comunque i faggi, i ritrovamenti erano sporadici, ci sono ma sono sporadici, vedete qui metto meglio la bici e qua sotto c'è quella fungaia che vi dicevo. Poi sopra andrò a vedere altre zone molto fresche, molto di costa fresca, che sono interessanti. Avevo visto tra l'altro a novembre, ovviamente la stagione fungaiola finita, ma l'avevo vista individuata e le devo controllare. Mentre va avanti insomma questa mia ricerca, io ovviamente continuo a trovare dei funghi, questo è certo buon segno. Io funghi li continuo a trovare, continuo a vedere che c'è comunque un bel ambiente di sottobosco, però mi manca il fungo giusto. Ora, il discorso delle amanite, questa non, forse è una amanita un po' piccola, potrebbe dare un segnale che magari è presto, perché come sapete le amanite, per quanto velenose queste amanite qui, per quanto velenose, sono un'indicazione per capire il momento dei porcini. Anticipano di 4-5 giorni i porcini, quindi sono un ottimo indicatore. Altrettanto lo sono Boletus vari come Calopus, però alla fine vi ho detto che quando trovi Calopus rischio poi di non trovare porcini, perché evidentemente sono in competizione nella fungaia, mentre spesso vicino alle amanite si trovano i porcini. Questa è una cosa che ho riscontrato più volte e quindi è un riferimento importante. Soprattutto la amanita muscaria, devo dire che è un ottimo indicatore, ma anche le amanite, quelle grigine. Naturalmente non è che le dovete mangiare, dovete usarle solo come indicatore per vederle e ammirarle la loro bellezza. I funghi sono così, non è che i funghi sono una cucina, i funghi sono una bellezza della natura da apprezzare e da goderne anche l'aspetto estetico, perché una manita muscaria è un fungo bellissimo dal punto di vista estetico e non vedo l'ora di vederne qualcuna nell'Appennino reggiano, dove ce ne sono veramente a migliaia. Naturalmente nessuno si azzarda a coglierle, però sono veramente belle da vedere e crescono a prati, vi farò vedere quando ci arriverò. E vedete qua, salgo in questa zona e poi qua sulla sinistra c'è una costa fresca ed ecco, vedete qua, un po' mi illudo ma vedo già il gambo rosso e qui siamo di nuovo. Boletus calopus, l'altro che avete visto nel video precedente, io ringrazio ovviamente tutti perché vi faccio fare vi faccio vedere i funghi, vi dico ditemelo voi, voi quasi sempre riuscite a beccarlo. Diciamo che quasi tutti hanno detto Boletus erythropus, di quello del video dell'Appennino modenese, e penso anch'io che sia quello, quindi fungo bellissimo ma non di grande interesse il fungaiolo. Mentre qua andiamo avanti, mi muovo verso la doganaccia, vedete queste sono la parte bassa delle piste da sci se non sbaglio. E non sono grande frequentatore di sci, quindi comunque a occhio si vede che questo è il finale della pista da sci, dove c'è anche il baretto sopra. Io sono andato un attimino a dare un occhio anche qua intorno, però poi ho visto sopra ci sono delle reti che non mi permettono di saltabeccare dal bosco. Devo dire che spesso le piste da sci, quindi torno indietro, c'è un po' di problemi alla telecamera, e vedete praticamente in questa zona qua, le piste da sci sono in genere buoni posti per i funghi e non sono male, perché c'è questo aspetto sole ombra, sul bordo si trovano spesso buoni ritrovamenti. Ecco, questa è una cosa tipica, vabbè, ve la volevo dire, ho fatto immagini un po' mosse però ve la volevo dire perché è interessante. Mentre qua sentiero facile e ritorno alla doganaccia nella zona del lago, dove c'è questo lago che avete visto poi in alto nel video che ho fatto sulla storia, la leggenda dei Mauti, che molti avete visto, devo dire, il video che è uscito ieri sera, che ha avuto un grande successo, e si vedeva dall'alto quel lago che poi ora io ho lasciato giù, perché poi vado a vedere nel finale, arriva nel finale di questo video, ci ritorno dopo. Vedete qua, io sono poi anche salito sopra, ho fatto un giro ovviamente nella Appennino modenese, ho fatto un giro panoramico, come avete visto. Ho raccontato in questa zona qua la storia di Mauti, mi sono fatto questo video sotto sforzo, che so che piace molto a voi sentirvi parlare mentre pedalo, e poi dopo sono tornato giù, che però era un po' tardino, decisamente tardino, perché ero stato già anche nell'Appennino modenese, e sono andato da una zona del lago, di questo lago, che vi dico, invito voi a darmi il nome, e poi sono sceso giù e sono andate a vedere, notate la frescura del lago, a vedere se intorno al lago, certamente zona molto molto cercata, però per farmi un'idea se qui c'era un sviluppo fungino maggiore dovuto al fatto dell'umidità del lago, comunque mantiene
un certo equilibrio, e tanto una zona un po' meno ventosa, quindi sono andato giù, sono ribaltato qua, vedete qua sopra, sono un po' ribaltato con la bici, quindi poi a questo punto ho dovuto rinunciare, anche se comunque non niente di che, e purtroppo era già buio, non ho potuto approfondire, e purtroppo qua il bosco c'è troppa gente, e vedete fazzoletti da tutte le parti, non è un bosco da andarci a funghi, perché uno vede già i fazzoletti in terra, non è che fa piacere, io sono per i boschi incontaminati, ecco, non qua, qui è come città, e quindi me ne sono andato, devo dire un po' tristemente, però io sono fiducioso per l'Appennino Reggiano, perché là davvero ci divertiremo. E non ho dubbi che troverò il primo pulcino ai faggi dell'anno. Alla prossima puntata state pronti, perché manca pochissimo al primo pulcino di faggio dell'anno. Intanto chi non l'ha fatto si iscriva al canale, che c'è la mia su YouTube, e mentre vedete questo splendido bosco, io intanto vi faccio vedere, visto che non vi ho tanto soddisfatto oggi con i funghi, perché questo fa parte della vita, non sempre si trovano i funghi, ma l'importante è l'avventura, è lo spirito che si ha. Io sono andato anche molto deciso sulle fungaie, quindi vi pensavo davvero di trovare di più, ma questa volta vi dovete accontentare di questo bellissimo cartello, anche se qui nemmeno qui ci sono i porcini, e questo evidentemente è un segnale. Arrivederci.